Cittadino, conserva questa pergamena come segno dell'animo con cui Roma oggi ti annovera tra i suoi più nobili figli. È difficilissimo. Perché sono commosso. Buongiorno a tutti. Oggi è un giorno speciale per Roma, uno di quei giorni in cui la nostra città diventa d'improvviso più grande, più bella, più armoniosa. Oggi diamo il benvenuto al maestro Ezio Bosso, che diventa cittadino onorario di Roma. Maestro, grazie. Roma, città delle arti, della musica, del cinema, dei teatri, della letteratura, è orgogliosa di averla tra i suoi cittadini onorari. Il mio ringraziamento va all'Assemblea Capitolina, ai consiglieri, uno ad uno, che hanno voluto e votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza. Con lei, maestro Bosso, Roma si arricchisce di un ambasciatore della bellezza e dell'arte nel mondo. Una missione importante che la capitale, con il suo enorme patrimonio di bellezza, riveste da secoli. Lei porta in dote a Roma la sua storia di musicista, compositore e direttore di alcune tra le più rinomate orchestre del mondo. Citarle tutte sarebbe difficile, ma tra le tante mi piace ricordare l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle tante compagini orchestrali che hanno avuto il piacere di averla come direttore. Questo è uno dei molteplici legami speciali che lei custodisce con Roma. Lei porta in dote a Roma i tanti premi e riconoscimenti internazionali che ha ricevuto in carriera, attestazioni del valore riconosciuto dalla comunità artistica mondiale alla sua opera. Lei porta in dote la sua creatività, le sue emozioni e il suo coraggio. Soprattutto, lei porta in dote a Roma un amore immenso, sconfinato, profondissimo per la musica. Amore che lei in questi anni ha interpretato nell'unica direzione possibile. Amore per la musica vuol dire amare le persone e amare la vita. Le persone rappresentano il vero cuore della sua ricerca musicale e della sua espressione artistica, anche della sua opera di divulgazione, di accessibilità. Le persone con le loro emozioni, le loro difficoltà, ma anche il loro coraggio, quella forza di spirito con cui l'arte ci dà la spinta ad andare lontano, a cercare nel gesto creativo una fonte continua di ispirazione. E quello che lei ci ha recentemente ricordato, parlando della vita e dell'opera di Beethoven durante Che storia è la musica, una trasmissione che ha avuto un enorme successo di pubblico, dimostrazione che è possibile portare in televisione, in prima serata, l'arte e la cultura, parlando di cose alte ma con estrema semplicità a centinaia di migliaia di persone. Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo, diceva Miguel de Cervantes in Don Quixote. La musica è effettivamente una chiave per aprire la porta sulla bellezza, per far filtrare quella luce che cambia l'esistenza delle persone, le migliora. La musica cambia la vita, illumina la vita, ha dichiarato più volte. La musica è condivisione. Tutti noi sappiamo quanto sia importante questo aspetto per lei. A vincere non è mai il protagonismo di un volto o di una persona. La musica è di tutti e pone tutti sullo stesso piano. È un linguaggio davvero universale, senza proprietari, senza barriere, senza confini. Questo è anche il lavoro del direttore di orchestra, saper fondere in una sola espressione la voce di strumenti diversi, toni e timbri distanti. Dare armonia in senso musicale è un gesto di pace e libertà. La musica in tutte le sue forme e le sue manifestazioni rappresenta un'affermazione costante dell'uguaglianza tra gli esseri umani, di inclusione. Domani Roma celebrerà questi principi con la Festa della Musica, una grande festa internazionale collettiva che coinvolgerà migliaia di artisti in tutti i municipi. L'accento che lei mette sull'insegnamento della musica nelle scuole, a iniziare dall'asilo, punta a diffondere questi valori altissimi. È questa una delle motivazioni che hanno animato l'Assemblea nello sceglierla come nuovo cittadino di Roma. Perché questa lezione ha un valore straordinario anche per chi si impegna a creare condizioni migliori per la società, per le città, per la collettività. Una grande lezione che questa Assemblea cerca di interpretare sempre nel migliore dei modi. Ed è anche il messaggio che Sua Santità Papa Francesco ci ha lasciato nella sua recente visita. Siate artigiani di fraternità. Fraternità, uguaglianza,
La musica è la chiave per entrare in quei luoghi in cui è difficile entrare: ospedali, carceri, le periferie del mondo e dell'esistenza. Una missione che lei testimonia con la sua vita e con la sua arte. Una missione che lei svolge come artista e come uomo. Il suo impegno come ambasciatore dell'Associazione Mozart 14, fondata dal grande maestro Claudio Abbado, dimostra che tante porte all'apparenza chiuse possono aprirsi, perché come lei ha detto, in musica il problema è un'opportunità. La musica è riscatto, la musica può ispirarci grandi storie, la musica può curare, guarire, la musica è una storia d'amore più forte di ogni ostacolo, di ogni barriera, di ogni perturbazione della vita. A Roma lei ha vissuto una scelta personale, d'amore, diversamente da quando spesso accade per gli artisti che scelgono il luogo dove esercitano la professione. E so che Roma è stata una fonte di ispirazione e maturazione per lei. Oggi Roma vuole ricambiare questo amore. Oggi, maestro, lo ripeto, è uno di quei giorni in cui la nostra città diventa più armoniosa. Come se una partitura musicale all'improvviso si arricchisse di una nota in più, di quella nota che rende quell'opera più bella, unica, leggera e compiuta. Grazie.